blagoslov nábožných predmeta. Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ci ha scelti per la santità, Lui sia con tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Preghiamo. Benedetto sii tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio, che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto coopera al vostro bene in Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Molitva za tjelesno i duševno zdravlje. Gospodine Isuse, Gospodine i učitelju, živi i uskrsli, mi smo ovdje s tobom. Donijeli smo ti svoj život. Donijeli smo ti svoju ranjenu ljubav. Ljubav ranjenu grijehom. Donijeli smo ti svoju molitvu. Donijeli smo ti svoju slabu vjeru. Jer, Gospodine, mi vjerujemo, ali i molimo, pomozi našoj nevjeri. Vjera je tvoj dar, Gospodine. Daj da to što je posijano u nama, snagom tvoga duha, uistinu raste
raste u našim danima, raste u našoj svakodnevici, postane vjera vidljiva u djelima ljubavi, postane vjera vidljiva u služenju braći, da Tvoje lice, Gospodine, vidimo oko sebe, jer Ti si s nama. Smiluj nam se. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Ti si mir naš. Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir naš. Gospodine, evo život naš pred Tobom. Signore, accetta la nostra preghiera, a Te, pregando davanti a Te. Ti preghiamo, insegnaci a pregare. La Tua preghiera, Signore, era unione con il Padre, esclamazione d'amore. La nostra preghiera così spesso è elenco dei nostri bisogni, dei nostri desideri, senza un desiderio sincero di poter contemplare il Tuo volto. In Te comprendiamo chi siamo e di che cosa abbiamo bisogno. Fa che la nostra preghiera diventi quel semplice stare con Te, aperti per il Tuo amore, per la Tua grazia. Ecco, Signore, la porta del nostro cuore e della nostra vita è aperta. Il Tuo amore possa visitarci, insegnarci a credere e a pregare. Abbi pietà di noi. Tu sei pace, Tu sei pace, Tu sei pace. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Signore, Tu sei la nostra pace. Inquieto è il nostro cuore finché non riposi in Te. Ti preghiamo per la pace, per la pace nelle nostre vite, per la pace in ogni cuore ferito dalle guerre. Ti preghiamo per la pace in questo mondo pieno di scontri, terrorismo, per cui il sangue innocente viene versato. Ti preghiamo per la pace nel cuore di ogni persona che soffre ingiustizia.
Tu sei preannunciato come principe della pace. Tu, Signore, hai detto ai tuoi discepoli e dici anche a noi, perché noi siamo tuoi discepoli e la tua chiesa. Vi do la mia pace. Vi lascio la mia pace. Ma io non la do come la dà il mondo. E noi vediamo, Signore, che è così, senza di te, senza la presenza tua, non c'è la vera pace nel cuore umano. Visitaci, Signore, con la tua grazia. Benedici tutti noi. Donaci la tua pace e abbi pietà di noi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are our peace. 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 Alleluia. Alleluia. Signore, chiediamo il tuo amore e la tua benedizione per tutti i fratelli e sorelle che portano la croce della malattia. Ti preghiamo per tutti coloro che soffrono nell'anima e nel corpo. Ti preghiamo per tutti coloro che credono di avere una croce troppo pesante. Per tutti coloro che soffrono a causa della malattia dei loro cari, Signore Gesù, Tu sei l'amore crocifisso. Ti preghiamo soprattutto per i genitori dei bambini ammalati. Com'è grande il mistero del Tuo amore, perché Tu sei l'amore che ha attraversato la morte per donare a noi la vita in pienezza. Spesso, Signore, non comprendiamo nella Tua, nella nostra croce, ma sappiamo e crediamo che il Tuo amore guarisce ogni ferita. Ferita delle nostre cadute, dei nostri peccati e dalla risposta al senso della nostra sofferenza. Ma che la Tua croce appoggiamo al Tuo amore, alla Tua spalla, alla Tua croce, per poter trovare la forza per la nostra vita. Maria, Tu sei stata donata a noi sotto la croce, donata come madre, accompagna tutti i sofferenti e moribondi. Signore, ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati, se è la Tua santissima volontà, e se per il bene dei Tuoi fedeli, dona loro la guarigione che ti chiedono pregandoti e guardando te. Nostro Signore, anche noi acclamiamo dicendo Gesù figlio di Davide, Gesù figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe Kyrie eleison. Kyrie
La tua benedizione, Signore, di pace, di riconciliazione, di guarigione, si versi su tutti noi, su tutti coloro che sono nella nostra preghiera, sulla Chiesa e sul mondo intero. Lo chiediamo a te, che vivi nei secoli dei secoli. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.